perché loro stesso richiamano il diritto di essere un esercito. Lo Stato di Serbia, o può essere in altri stati, sono coloro che hanno fatto, che hanno organizzato i crimini. Senza di loro non avrebbe potuto possibile organizzare un massacro di 10.000 persone, cioè come in caso di genocidio di Srebrenica. E poi scopo è certamente ottenere la democrazia, e cioè meccanismi della giustizia di transizione. Io parlerò soltanto quali sono i meccanismi istituzionali, molto rapidamente, tribunali a livello penale, tribunali e processi, commissioni per la verità e riconciliazione. Come sapete, ci sono finora 21 commissioni a livello mondiale si è fatto. Poi sì, le più conosciute sono Sudafrica, Argentina, Cile. Nel caso dell'ex Jugoslavia è totalmente fallita questa esperienza. Forse, se c'è tempo, vi posso spiegare perché. Riparazione, indemnizzazione, eccetera, è l'altro meccanismo della giustizia transizionale a livello dello Stato, e riforme istituzionali. Tra di loro noi consideriamo uno dei più importanti, illustrazione, non so se si chiama illustrazione qua, o apertura dei dossier segreti, che cosa che non si è fatto in nessuno degli stati dell'ex Jugoslavia. Cioè, ma ci sono molti ostacoli per la giustizia di transizione, ci sono molte caratteristiche o specificità, per esempio in questo caso di Serbia, nel processo di giustizia di transizione. Cioè, io direi prima fase, dal 91 al 99, io l'ho descritto come crimine organizzato, non io, tanta gente, crimine organizzato dallo Stato, cioè la guerra dell'ex Jugoslavia è la guerra contro la popolazione civile. Non si tratta di guerre civili, civili religiosi, è la guerra contro la popolazione civile. Perché noi consideriamo che il regime serbo è il più responsabile? Perché è più responsabile per la distruzione della Jugoslavia? Perché per il numero di persone che compone, cioè Serbia, e poi Serbia e Montenegro, e poi il fatto che l'armata federale jugoslava, il regime serbo, è riuscito portare dalla parte sua, cioè tutta la forza distruttiva dell'armata federale jugoslava, per cui qui non si tratta delle tante paramilitari, per me tutto è responsabile le strutture dello Stato e le istituzioni. E non come loro vogliono rappresentare questo, come pazzi che vanno per conto suo a ammazzare la gente. No, è un crimine organizzato. E poi anche è vero che in Serbia è stata la resistenza non violenta antiguerra la più forte. E le donne in Serbia, e le donne della società civile, siamo le donne che abbiamo fatto più meriti per difesa dei diritti umani, vittime di guerra, di aggressione, dei crimini commessi nel nome mio. Anche questo è importante sottolineare. Seconda fase quando è caduto, dopo la caduta di Milošević, quando è ben nota forse per voi, che è un periodo di tantissime aspettative della gente, purtroppo non compiute. Posso ripetere, Yasmina vi parlerà dopo questi giorni, che il primo ministro che ha voluto mettere fine a questa connessione tra la mafia di guerra, elite politica, la mafia di guerra, predatori, eccetera, è stato ammazzato. Cioè, il problema è stato anche che la coalizione che ha preso il potere non avevano il consenso sulle cause e sulla responsabilità della guerra. E per me è uno degli ostacoli più grandi è ottenere il consenso sulla responsabilità per la guerra. Cosa significa consenso e responsabilità per la guerra? Perché loro, di 18 partiti politici, 3 stavano contro la guerra, contro l'aggressione del regime serbo, contro il regime. Altri 15, quasi tutti, non compivano secondo i nostri criteri questo consenso sulla responsabilità del regime serbo, e questo è il dramma che continua. Purtroppo io faccio parte, io e Yasmina, facciamo parte, donne in nero, della società civile che non permette nessun tipo di relativizzare
ma certamente non negare la responsabilità. Cioè la terza fase è questa che è venuta dopo l'assassinio del primo ministro Đinđić, come sapete, Koštunica, che non soltanto che si chiama rifiuto organizzato, istituzionale del passato criminale e non soltanto il ritorno delle idee di Milošević, ma anche il ritorno fisico delle persone, cioè delle persone di Milošević. E adesso c'è... Adesso abbiamo di nuovo Vojislav Koštunica e speriamo che la comunità internazionale non gli dia l'appoggio come le ha dato l'anno 2000, perché questo soltanto sarà rinviare la soluzione della Jugoslavia, cioè sarebbe solo per un periodo, cioè rinviare la soluzione, cioè il problema drammatico. Cioè la comunità internazionale deve appoggiare noi nella pressione su questo primo ministro di Serbia di non soltanto estraditare i criminali di guerra, ma anche deve ascoltare la voce della società civile, cioè cosa che non ha fatto mai finora, ma nemmeno la comunità internazionale ha fatto pressione. Cioè, qual è il mio ruolo? Io non, come attivista della società civile antiguerra, io non posso sostituire lo Stato. Il mio ruolo, il nostro ruolo è mai smettere di fare pressione sullo Stato e le istituzioni per indagare i crimini, per punire, e cioè per obbligare lo Stato di lottare, di mettere in pratica le leggi di giustizia di transizione contro la impunità e per la giustizia. Cioè, cosa significa adesso molto in breve, cioè questo il mio dovere, il nostro dovere è dare un appoggio, dare un contributo continuo alla pace giusta e stabile, perché non pace come assenza di guerra, e la pace giusta e stabile non si può ottenere. Non si può ottenere non soltanto se non c'è la verità su tutti i crimini di guerra, punizione di tutti i crimini di guerra, se non cambiano le istituzioni che relativizzano, minimizzano la responsabilità per la guerra. Perché noi abbiamo insistito su quello aspetto femminista della giustizia di transizione? Cioè, nostro approccio alla giustizia, il nostro approccio femminista in nessun modo significa negare o riesaminare i modelli esistenti della giustizia di transizione, perché li consideriamo estremamente importanti sia per le azioni che per la riflessione delle donne in nero. Per noi questo significa correggere correggere una ingiustizia, perché le donne non sono visibili come agenti della pace, come contribuenti alla giustizia di transizione, ma soltanto come vittime di guerra, come vedete. Cioè inclusione, includere la dimensione di genere nella teoria e la pratica della giustizia di transizione è uno dei motivi più importanti, perché nelle riflessioni, nelle teorie di giustizia di transizione affatto abbiamo trovato dimensione di genere. E sappiamo dall'altra parte qual è stato il contributo e qual è il contributo delle donne alla giustizia di transizione, verità, commissioni di verità, riconciliazione, eccetera, eccetera. Rendere visibile e valutare la resistenza delle donne alle patriarcali che genera tutte le guerre, nazionalismo, militarismo, ma sempre partendo da etica femminista delle donne in nero, cioè resistere alla comunità, allo Stato, denunciare la responsabilità nel primo posto, dello Stato comunità dove viviamo, e così soltanto facendo questo abbiamo il diritto di fare denunciare gli altri. Credo che non è soltanto l'esperienza delle donne in nero di Serbia. Cioè rafforzare l'autonomia delle donne attraverso la partecipazione attiva della costruzione di pace, cioè quello che ho detto, a rendere visibile le donne come agenti di pace e non come povere inermi vittime. E poi è per noi è quella promozione dell'etica femminista di responsabilità, cioè nel caso di Serbia credo che è qualcosa di specifico, perché
tranne indignazione, tranne terribile rabbia, eccetera, eccetera, noi sentiamo una cosa di molta vergogna, molta colpevolezza, e questo come femministe sappiamo che è una cosa abbastanza patriarcale, non buona per la nostra salute, anche mentale e fisica anche, e c'è questa vergogna per le guerre fatte dal regime serbo, e trasformare questo, parlare, 15 anni che stiamo parlando, e trasformando questi sentimenti nelle azioni di responsabilità civica molto concrete. E una cosa che poi in esempi vi parlerò, promuovere l'etica femminista di cura, perché sia noi che voi siamo abituate a fare cura degli altri. Qual è l'etica femminista nel caso specifico? Cosa è l'etica femminista di cura? Nell'ambito della giustizia di transizione. Molto brevemente, perché dopo forse avrà più tempo. Cioè, la cura degli altri è la nostra scelta politica, non è il nostro ruolo patriarcale. Abbiamo elaborato, cioè, questa anche in pratica. Cioè, io scelgo di cui prendo cura. Noi abbiamo deciso di prendere cura delle vittime di crimini commessi nel nome nostro, per esempio. Ci sono molte forme, una di loro è accompagnare le vittime di guerra nei tribunali speciali, eccetera, eccetera, andare da loro, avere i contatti permanentemente. E anche la giustizia, non come una cosa formale e penale, non si può raggiungere senza come femministe trasgredire ogni tipo di consenso politico, etnico, di comunità, lo stato in cui noi viviamo. Cioè, certamente promuovere le coalizioni di giustizia di transizione tra le donne. Vediamo le azioni concrete che abbiamo fatto in questo finora e che vogliamo sviluppare invece insieme con voi. Voi conoscete molte di queste azioni, forse parlerò di più di quelle che non conoscete, che conoscete meno. Sapete, azioni di strada, cioè proteste, commemorazioni, campagne, eccetera, eccetera. Di più di 1000 azioni voi avete fatto, donne in Verona hanno fatto molte di più, 2000, 3000, ma noi 2/3 di tutte le azioni sono collegate ai crimini, alla responsabilità, ai crimini di guerra, alle richieste di responsabilità per i crimini di guerra. Cioè, campagne, in ultimi 2 anni abbiamo fatto 6 grandi campagne, raccogliendo le firme o anche rivolgendoci alle istituzioni, per esempio estradizione di tutti i criminali di guerra di carattere ambulante in tutta la Serbia, e poi insieme come un'iniziativa popolare, non fatta solo dalle donne in nero, ma da tante associazioni, non nel nome nostro, contro una legge che ha fatto il governo serbo, e la legge di aiuto finanziario agli accusati per i crimini di guerra e le loro famiglie. Abbiamo raccolto in una settimana tutte le firme necessarie, ma il Parlamento serbo mai preso in considerazione la richiesta della società civile in Serbia. Questo dimostra come persiste a livello istituzionale di Serbia questa cultura di impunità. Cioè, dichiarazione su Srebrenica, noi facciamo parte di molte alleanze, una di loro è Alleanza, 7 gruppi di diritti umani, tra i gruppi di donne stiamo soltanto noi, l'ha chiamato G8, ma è una coalizione contro l'impunità, e abbiamo chiesto col motivo di 10° anniversario del genocidio di Srebrenica che si faccia una legge, che si facesse una legge secondo la quale negare il genocidio di Srebrenica è un reato. Cioè, come olocausto, anche in Italia esiste questa legge di olocausto, non è una novità, ma è importante. Certamente non hanno voluto discutere, ma ha sollevato moltissima attenzione, è stato un evento molto importante. E noi ci occupiamo di nuovi modelli di sicurezza, e nella nostra risoluzione Donne, Pace e Sicurezza, non quella 13-25, perché ci sembra
noi abbiamo aggiunto molte cose, una di loro è questa richiesta sul genocidio di Srebrenica, ma anche le forme concrete di indennizzazione tramite confiscazione dei beni di criminali di guerra e approfittatori di guerra, cioè di criminali di guerra, cioè approfittare le cioè indennizzare le vittime dei crimini commessi in nome nostro, cioè questo è, cioè, e poi un altro, tra le iniziative ci sono tantissime, una è Donne chiedono, per dimostrare, e non soltanto per dimostrare, che il regime serbo è criminale non soltanto con gli altri, ma anche con la propria popolazione, questo, e che ha commesso uno dei crimini non stipulati, non stabiliti nel Tribunale d'Aia, che è nostro rimprovero molto grande, il crimine contro la pace. Perché lui, cioè il regime di Milošević, ha fatto uno dei crimini più grossi di umanità, cioè tranne il crimine di genocidio, 500.000 di uomini sono stati mobilitati per forza, per l'aggressione. Cioè 500.000, cioè, io non so, 500.000 sono scappati via, voi sapete che dal primo momento noi abbiamo appoggiato i disertori di guerra, considerandoli come unica, cioè come eroi e appoggiandoli in tanti sensi. Cioè, allora, noi abbiamo chiesto a 16 autorità, 17 autorità serbe, tutti i ministeri e istituzioni, col motivo di 15 anni di resistenza non violenta antiguerra in Serbia e 15 anni di Donne in Nero, di occuparsi del proprio popolo. Perché loro dicono che hanno lottato per il proprio popolo, perché Serbia è stata aggredita, perché il popolo serbio è aggredito, eccetera, eccetera. Vediamo come si sono occupati del proprio popolo. Voi sapete che delle domande che gli abbiamo fatto, quanti morti tra i civili, tra i militari, quanti disertori, quanti giovani sono stati scappati via, eccetera, eccetera, quanta è la responsabilità della Croce Rossa, eccetera, eccetera, i profughi, quanti sono mobilitati per forza tra i profughi, non solo una istituzione ci ha risposto. Cioè, anche quello dimostra che mai si sono occupati, che la causa etnica, o la famosa causa della nazione, è unicamente gli ha servito come forma di mantenersi al potere. Siccome hanno perduto la fonte di legittimità, tra causa etnica, l'odio etnico è servito per mantenersi al potere, come sapete, cioè, perché l'odio etnico loro hanno creato, non è l'odio etnico che ha fatto la guerra, cioè questo è, perché non esisteva, come ci sono molte versioni della guerra dell'ex Jugoslavia. Cioè, altro motivo, uno dei modelli che noi utilizziamo sono continui comunicati pubblici, appelli. Io credo che noi abbiamo varie migliaia dirette alle istituzioni dello Stato e alla comunità internazionale. E poi una delle modalità che abbiamo imparato da voi, che abbiamo poi diciamo aggiunto altre cose, è visitare i luoghi difficili. Da lì, primo momento, noi abbiamo deciso di trasgredire il patto e il consenso etnico, trasgredire il consenso politico e noi dire pubblicamente, definire chi sono nostri amici, chi sono nostri noi amici, e noi, cioè andare oltre, visitare il luogo del nemico, come voi andate in molti posti, cioè nel caso nostro andare a visitare continuo. Io sono per esempio 3 anni a Kosovo durante la guerra di bassa intensità, poi Croazia, poi siamo stati tante volte in Bosnia insieme, carovana di pace, eccetera, eccetera. Questo è stato molto importante perché dopo credo che dobbiamo, quello che secondo la tradizione balcanica, non solo balcanica, andare nel luogo, dire personalmente alla persona, cioè non soltanto chiedere il perdono, ma liberare la vittima del crimine commesso nel tuo nome, della paura che ha di te, che sente di te. Cioè creare un nuovo tipo di sicurezza tramite fiducia, responsabilità, e noi abbiamo deciso di andare là al luogo, cioè dire, presentarci ognuno a noi, dire io sono tale e tale, sempre mai perdendo di vista il posto dove vengo, cosa si è fatto nel nome mio, eccetera, eccetera. Cioè credo che è una delle strategie molto, molto forti di pace. Noi diciamo, di solito dice, subito, appena andiamo fuori Serbia, tutti ci accolgono bene. E nei posti di crimini di guerra, cioè là dove è un po' difficile.
Cioè, sì. Ma voi sapete che sì, questa pratica sì, l'abbiamo, l'abbiamo trasformato, visitare la pratica, e questo è il modello, credo, nuovo delle donne in nero, non so, credo, è unico, visitare i luoghi di crimini commessi nel nome nostro. E nel modo spontaneo, piccoli gruppi siamo andati durante tutta la guerra del 91, ma nel modo sistematico, organizzato, l'abbiamo cominciato a fare dopo la guerra, cioè, e non solo le donne in nero di Belgrado, le donne di tutta la Serbia, come sapete, molte di voi siete state con noi, e che una cosa di, che quali sono i nostri motivi? Cioè, nel primo posto è tre componenti, ma ci sono tanti, cioè, e nel primo posto è un messaggio indirizzato alle vittime di guerra. Secondo, è un rapporto, stabilire un rapporto con le vittime di guerra. Nel secondo posto è il rapporto con la comunità nostra, dire alla comunità cosa si è fatto nel nome nostro e certo il rapporto verso lo Stato, chiedere la responsabilità. Cioè, credo che per tutte le donne, quello che abbiamo discusso, riflettuto, eccetera, eccetera, questa politica di rispetto di vittime e solidarietà, di riconoscere continuamente i crimini commessi nel nome nostro, dimostra che la giustizia ha questo aspetto molto importante, morale, affettivo, emozionale, eccetera, eccetera. Cioè, ogni anno, come sapete, ci sono tante, centinaia e centinaia di donne sono andate di Serbia, di tutta la rete, ormai noi siamo prime che abbiamo fatto questa pratica, e questo ha, molta gente dopo si è riunita, ma molti hanno viaggiato col motivo di decimo anniversario, invece noi abbiamo continuato e poi appoggiando la marcia delle donne che fanno, donne di Srebrenica che fanno ogni 11 al mese, eccetera, eccetera. Cioè, le donne, brevemente, i messaggi delle donne, questo è l'aspetto molto più importante, messaggi alle vittime di crimini commessi nel nome nostro, cioè le donne considerano che la forma pubblica di esprimere l'empatia e solidarietà e rispettare la dignità di vittime e atto di riconoscere il crimine commesso, assunzione di responsabilità morale e emozionale verso le vittime e anche atto di resistenza pubblica verso la negazione del passato criminale nella comunità e Stato in cui viviamo e certamente atto di responsabilità etica femminista, eccetera, eccetera, e politica attiva di pace e solidarietà, costruire la fiducia passando i confini, eccetera, eccetera. Cioè, vediamo un'altra dei modelli che noi abbiamo praticato. Politica di chiedere il perdono. La prima volta abbiamo fatto, noi siamo, come sapete, femministe, tutte secolari, cioè lottiamo. Secolari. Sì. Ma quando prima volta abbiamo visto, messo quello nei messaggi, perdonateci, per i crimini, cioè, perdonateci, è stata una cosa molto, molto forte per quasi tutte le donne, cioè, perché voi sapete che c'è una proliferazione delle scuse, proliferazione di politica, proliferazione di chiedere scusa, cioè, ma nessuna delle, in molti anni ho fatto, per motivi politici, voi sentite, c'è anche Tadic, questo presidente di Serbia ha fatto, ma estremamente, perché io considero che sono le, noi consideriamo che sono le offese per le vittime, che non rispettano la integrità delle vittime, perché non soltanto che sono ambivalenti, pragmatici, poche volte lo fanno, ma perché non vogliono riconoscere una cosa, che lo Stato è responsabile per le crimini di guerra. Per quello tutte quelle scuse che fanno i politici dell'ex Jugoslavia non hanno valore, secondo me, secondo quello, cioè io ho parlato con la gente, con le vittime, in molte parti non ha, o ha un valore minimo, cioè, perché nemmeno loro vogliono, cioè, loro vogliono sviare l'attenzione, cioè, tutta la responsabilità vogliono, vogliono portare sulle spalle di questi paramilitari, di gente sciocca, pazza, eccetera, eccetera, non riconoscere che lo Stato, perché e poi è la gente che è stata durante quella cosa più strana, che la gente che tutto il tempo di guerra è stata nella opposizione al regime di Milosevic, per quello
senza riconoscere questo fatto di responsabilità delle istituzioni che hanno fatto possibile la guerra, che hanno giustificato, secondo me, la politica del perdono è una delle cose ipocrite più grandi. E poi questo è uno dei modelli che abbiamo cominciato, è processi, seguire i processi per i crimini di guerra davanti al Tribunale Speciale di Belgrado. Si parlerà questa notte di più, ma è il fatto che noi, per esempio, dall'inizio noi abbiamo seguito i processi alla popolazione albanese in tutta Serbia durante la guerra di bassa intensità e poi altri, ma in questo modo tutta la rete, un centinaio di donne, è stato uno dei modelli più forti, specialmente per le donne dell'interno di Serbia, le donne di tutta la nostra rete di Serbia. Perché per esempio, come è durato dal dicembre 2005 all'aprile 2007 e poi adesso stiamo attendendo il crimine contro la popolazione civile albanese, crimine commesso a Suvareca, contro 48 civili albanesi e poi eccetera eccetera. Cioè questo ci ha dimostrato che la giustizia, specialmente riflessioni su questo e valorizzazione della giustizia come come sentimento, come affettività, come creare fiducia, eccetera, eccetera, che per niente si esaurisce la giustizia, per non ripetere, con il livello penale. Per la donna ci ha detto che questo è uno dei metodi molto importanti perché ottengono la conoscenza sulla giustizia di transizione, perché possono sensibilizzare l'opinione pubblica per i crimini commessi nel nome nostro, là dove vivono, rafforzare la sensibilità della società civile e sempre nel primo posto solidarietà con le vittime e i familiari della guerra. E sempre, cioè la parte più importante è questo, esprimere la solidarietà con le famiglie, dare loro sostegno, chiedere perdono per recuperare la dignità delle vittime. Cioè, per me, ripetere, soddisfare la giustizia nel livello morale per le donne, la giustizia, questo posso ripetere che il livello morale e emozionale è estremamente importante per il concetto di giustizia per le donne. Cioè, e poi una delle attività continuamente che facciamo, molte di voi siete state presente, questa educazione continua che si pratica di seminari, workshop, training in tutta la Serbia. Per esempio, questo forse credo che stiamo elaborando sempre di più questa etica femminista di cura. Cura come scelta, non come dovere patriarcale, cura degli altri, cura è quello. Quando abbiamo detto un giorno cura degli altri, cioè per noi gli altri sono le vittime di guerra e vittime di crimini commessi nel nome nostro. Cosa significa per le donne questo? Perché abbiamo discusso un atto di slealtà politico, un atto di trasgredere il consenso politico della società in cui vive, cioè un atto di disubbidienza femminile verso la società in cui vivo, verso la politica, specialmente lo Stato che fa le guerre, e politica attiva di solidarietà, di pace. Un atto, cioè una sensibilità morale e attenzione verso le vittime, tutte le donne hanno detto, che abbiamo parlato, per me è molto importante come si sente Nura, come si sentono tutte le donne della città nemica di Belgrado, estremamente importante. Per me è stato il giorno quando loro hanno detto vogliamo passeggiare con voi per la città di Belgrado. Noi nemmeno siamo osate chiedere loro questo, cioè proteggere, creare nuove forme di sicurezza, perché gli stati spendono tanti soldi di sicurezza, la sicurezza costa niente, la sicurezza è fiducia, empatia, solidarietà, disubbidienza, eccetera, eccetera. Cioè niente. Questo vale anche per Bologna, sai. E questa continua a legittimare i sentimenti, perché dicono la giustizia, che ruolo hanno i sentimenti? Per nostro concetto di giustizia i sentimenti sono elevatissimi, hanno un valore elevatissimo, perché sì, prendere caffè con le vittime,
è un dare valore a noi, dare valore a nostri sentimenti di donne, come dice Simone Weil nei momenti storici, il valore dei sentimenti si rende più importante, eccetera, eccetera. Cioè, il comprendere il dolore dell'altra, come dice Ussisati, assorbire il dolore dell'altra, aspirare il dolore dell'altra. Cioè, e poi, anche questo ha un senso dal punto di vista femminista pratico, pragmatico, cioè cura di altra e cura per me stessa. Quando mi occupo delle vittime dei crimini commessi nel nome mio, mi sento meglio, io mi libero della colpevolezza e della vergogna. Cioè, anche questo mi dà più sicurezza di me stessa, di avvicinarmi alla vittima, perché io come femminista, o perlomeno nel nostro ambito, devo liberarmi io di questa vergogna, ma io devo liberare la vittima della paura. Questo è estremamente importante, è uno dei metodi di sicurezza anche pacifista femminista molto forte. Cioè, mantenere rapporti per la giustizia, mantenere rapporti umani è estremamente importante per la, come cosa dicono, in riconciliazione. Etica femminista deve essere, cioè, un valore universale, perché partecipano in questo anche gli uomini, attivisti nostri, cioè a insegnare agli uomini questo valore universale di cura degli altri, di cura nell'ambito della giustizia di transizione. Cioè, cosa significa nell'ambito della giustizia di transizione etica femminista di responsabilità? Cioè, voi sapete, abbiamo imparato da voi, non ci lasciamo ingannare dai nostri, o, aggiungendo quello, noi non siamo responsabili soltanto per quello che noi facciamo, ma anche per quello che si fa nel nome nostro. È uno dei motto nostri molto importante. E le donne si sentono responsabili, le donne di Serbia, che hanno atteso i nostri workshops, come cittadino dello Stato che ha fatto crimini, molto chiaramente, come parte della etnia in nome del quale è fatto il crimine, anche questo molto chiaramente, come attivista femminista antimilitarista, maggior parte delle donne partecipanti di queste attività d'educazione insiste sulla responsabilità collettiva, morale, come cambio di sistema di valore che ha causato la guerra. Abbiamo parlato molto del Tribunale Daia, cioè dal punto di vista femminista come giustizia di transizione. Cioè, il difetto, uno dei difetti più grandi del Tribunale Daia, considerandole come una forma di globalizzazione della giustizia nonostante tutti i difetti, e che non ha stipulato il crimine contro la guerra. Per questo noi appoggiamo il Tribunale Permanente contro i Popoli, per quello noi vogliamo fare il Tribunale Alternativo delle Donne, eccetera, eccetera. Cioè, non è giustizia di donne, dal nostro punto di vista femminista, ridurre la responsabilità a livello penale individuale. Considerano le donne, secondo le dinamiche che abbiamo fatto, che le istituzioni come Chiesa, Università, Accademia delle Scienze, tre istituzioni che hanno più responsabilità, sono colpevoli della guerra, e che difetto del Tribunale di Haia di non aver stabilito questo. Sì. Intromissione, e poi noi consideriamo dal punto di vista femminista che la intromissione negli affari interi è un diritto legittimo, perché per le donne, per noi femministi, cioè, cosa significa sovranità dello Stato e l'integrità territoriale? Cioè, diritti umani delle donne stanno al di là di questo, per cui la intromissione del Tribunale di Haia degli affari interi dal punto di vista di noi che lottiamo contro la violenza domestica è legittimissimo. Cioè, io ti do il diritto di intromettere quando tu trasgredi la legge. Cioè, non so se per noi è stato, cioè, una legittima la intromissione degli affari interi dello Stato, per esempio, anche per, in ogni caso, per quello, cioè, gli Stati Uniti non vogliono riconoscere, cioè non hanno firmato il Tribunale di Haia, questo altro Tribunale Criminale di Giustizia, sì, per i crimini, sì, questo, sì. Beh, creare nuove forme di giustizia è estremamente importante per il concetto di giustizia delle donne. Donne sono, e questo dimostra anche che le attiviste non vogliono le sanzioni penali.
sì, appoggiano il Tribunale di Haia, ma sono molto più, scelgono molto di più le sanzioni non penali, come lustrazione. Voi sapete, lustrazione significa che allontanamento di 10 o 5 o 10 anni di tutte le persone che hanno partecipato nella organizzazione mentale intellettuale dei crimini di guerra o che hanno commesso, violato i diritti umani, eccetera, eccetera. Beh, e noi con le donne dell'ex Jugoslavia, estradizione non è, questo è lustrazione. Depurazione per un periodo delle persone, delle istituzioni più importanti, allontanarci per un periodo, non metterli in carcere, ma allontanarci da non poter fare, da non poter praticare il suo mestiere, sua professione per periodi di 10 anni. Come si chiama? Intradizione. Non so. Beh, io credo che ci sono, sì. Una delle idee che noi, io credo che è sufficiente, e altre soltanto, io credo, una delle idee che abbiamo, che stiamo parlando con le amiche dell'ex Jugoslavia, con le donne di Srebrenica, anche una delle idee che noi da Belgrado abbiamo promosso, dopo la morte ingiusta di Milošević, di fare un tribunale delle donne contro il regime serbo e contro Milošević, contro crimine contro la pace. Cioè ci interessa, a noi donne di Belgrado, noi abbiamo promosso questo perché sapendo sempre secondo il luogo dove stiamo, il luogo dove parliamo. Ci sono altri modelli che facciamo, non voglio stancarvi. Grazie. Procedere come per Nura e fare qualche domanda se qualcuno ce n'ha. Io no, più che una domanda volevo dire che per quello che ho capito, perché la Stascia sta troppo bene l'italiano, quindi parla troppo in fretta, per quello che ho capito dico sono perfettamente d'accordo con quello che lei ha detto e credo che il suo discorso sia perfetto. Ce ne manca un pezzettino, cioè il fatto, dico, che anche noi ci assumiamo le nostre responsabilità, cioè che lo diciamo anche qui in questa sede, no? Le responsabilità dell'Occidente sono infinite, cominciando da quelle dei politici alti, finendo a quelle dei giornalisti che mai hanno dato la parola a lei, mai danno la parola a chi si batte per la pace. Danno sempre la parola a chi si batte per la guerra, quindi sono responsabili. Qui se dovessimo fare un discorso di interdizione, credo che saremmo in pochi a lavorare, credo che saremmo in pochissimi. E ne approfitto, probabilmente perché è una cosa che mi rode e di cui non ho ancora, vedo che qui c'è un pubblico molto esperto, di gente che si occupa di problemi internazionali. Cioè, vieni qui, no. Lo stesso atteggiamento che ha avuto l'Occidente nei confronti, diciamo, del conflitto dei Balcani, secondo me lo sta assumendo vagamente nei confronti del Venezuela. Forse è una fissa mia, forse è una cosa mia, però ultimamente la stampa sta tacendo tutto quello che sta succedendo in Venezuela, che stanno uscendo dalla Banca Monetaria Mondiale, che hanno pagato i debiti all'Argentina perché possa uscire da questo nodo da cravattaro, che stanno facendo un fondo alternativo perché in pratica l'America del Sud si stacchi in qualche modo da questo cappio che l'America del Nord gli ha messo per usarla per aumentare i propri profitti. Cioè io credo che ci sia un gran tacere su quello che sul progetto di ridurre la giornata lavorativa a 6 ore e sul fatto che l'istruzione è aumentata moltissimo sotto Chavez. Tutte le iniziative sono tutte sotto silenzio. L'unica cosa che ha avuto il grande risalto è che hanno chiuso una televisione, ma nessuno ha capito perché. Non lo so, e secondo me questa è un'altra zona che l'Occidente sta infettando cercando di abituarci che tra un po' verranno prese misure per difendere la democrazia e la libertà di espressione che abbiamo visto bene anche nella guerra dell'ex Jugoslavia, come l'hanno usata questa libertà appunto mai dando la parola a Sasha o a gente come lei. Grazie, basta. Gracias.
hanno comunque continuato anche stamattina alla conferenza stampa a non dare la parola. Abbiamo convocato una conferenza stampa e c'è stata una presenza molto molto importante di Città del Capo Radio Metropolitana, che ha fatto un'intervista, una lunga intervista a Nura Begovic e in particolare a Nura Begovic e ha fatto un collegamento diretto, però tutti gli altri giornali che abbiamo chiamato non hanno risposto all'appello, quindi siamo ancora a un giornalismo che non ha coraggio, non si piega a delle logiche che sono logiche di potere. L'abbiamo visto anche con la Cecenia. Devo dire che per la Cecenia abbiamo fatto un'iniziativa per Anna Politkovskaya, una giornalista uccisa, un'iniziativa a cui uccisa Anna Politkovskaya perché aveva denunciato gli orrori della Cecenia, gli orrori della Russia di Putin in Cecenia, aveva continuato a denunciarlo per anni. Devo dire che abbiamo avuto l'appoggio, per esempio, dell'Ordine dei giornalisti, però non quell'interesse così forte, diciamo, giornalistico che avrebbe dovuto avere, se non altro per solidarietà nei confronti di una collega che è una poi delle tante che simbolicamente in qualche modo rappresenta invece quella parte di giornalismo che ha coraggio e viene eliminato, no? Quindi trovavamo nelle discussioni anche che abbiamo avuto in questi giorni, perché loro sono qui da 3 giorni, trovavamo molte similitudini anche fra varie realtà. La stessa realtà della Cecenia trova similitudini con questo affarismo mafioso che c'è dietro a questi massacri tremendi che avvengono in questo paese, dietro veramente un silenzio così completamente, cioè un afasia totale dell'Occidente, del Parlamento europeo che non si esprime, che non lascia fare, così come ha lasciato fare, pensando come le nazioni europee, l'Occidente ha lasciato fare pensando a un presente e futuro interesse economico rispetto a questo disfacimento che avveniva in quei luoghi, no? Quindi purtroppo in tanti luoghi troviamo similitudini, tanti luoghi del mondo sono toccati da questi massacri che coinvolgono la popolazione civile in qualcosa che in cui di disumano, in cui veramente la popolazione civile non c'entra nulla, ecco. Anna Draghetti? Questo volevo chiederti, cioè, mentre tu parlavi, mi sembra hai accennato un po' criticamente alla 1325 dell'ONU, carente dicevi, a me prima era venuto in mente una cosa di questo genere, l'eventuale richiesta di, io lo chiamo uno statuto speciale, non saprei come dire, no? Per, meglio dire, per, non potrebbe essere configurata come qualcosa che in qualche maniera venendo, una richiesta che venendo dalle donne fosse proposta come, non posso dire gestita dalle donne perché piccola, pensato soltanto il piccolo, però che abbia questo tipo di segno, una forma di gestione anomala che si fondi appunto non sulla contrapposizione rispetto a una situazione attuale, ma
uno statuto speciale fondato anche su delle relazioni non di rottura, non so se è corretto dire così, non di rottura, non di frammentazione geopolitica. Sono un po' confusa, però ecco, volevo sentire da te se sarebbe pensabile appoggiarsi sulla 1325 per questo o no. C'è una possibilità per nella spiegazione della risoluzione 1325. Io credo che prima di venire ho riletto diversi punti della spiegazione della risoluzione. Credo che ci sia il punto, potete vedere 19 della spiegazione o 17, due giorni prima di venire, dove dice difesa, protezione delle vittime dei genocidi. Per cui noi dobbiamo trovare dei diritti umani, dobbiamo approfittare, cioè utilizzare diversa, cioè elementi componenti della risoluzione, perché quattro punti della risoluzione sono molto ambivalenti, non molto chiari, cioè molti regimi, qualsiasi regime può appoggiare questa risoluzione, cioè quattro punti. Ma credo, Anna, il nostro punto è studiare la spiegazione della risoluzione. Per esempio, noi nella nostra risoluzione abbiamo utilizzato anche una frase per quello che indemnizzazione delle vittime dei crimini commessi nel nome nostro. Cioè, io credo come rete, o non so se a Valencia è troppo tardi, fare una richiesta internazionale, globale, cioè per status speciale delle vittime. Cioè, questo serve, grazie per questo, sì. In ogni caso, risoluzione 1325 deve essere ben studiata da noi, nonostante molti rimproveri da noi femministe antimilitariste. Ma ci sono degli elementi che possiamo utilizzare per far pressione sulla comunità internazionale, e in questo caso, per esempio, sarebbe buono che la comunità internazionale faccia pressione su Kostunica, su questo nuovo primo ministro, quello di prima. Cioè, se lui vuole essere, cioè, integrarsi nella comunità internazionale, noi dobbiamo chiedere alla comunità internazionale, Unione Europea e tutto quanto, di accettare e riconoscere la nostra risoluzione. Sei volte al Parlamento serbo ci siamo rivolte, nessuna volta ci ha risposto, cioè eccetera eccetera. Cioè, in questo caso la pressione, loro funzionano sulla pressione, soltanto sulla pressione. Lei diceva che comunque esiste sicuramente una richiesta che è stata fatta dal ex ambasciatore americano Clifford Bond, ex ambasciatore americano in Bosnia Erzegovina, col suo gruppo di lavoro. Comunque, appunto, hanno fatto questa richiesta di stretto di Srebrenica, e dice che probabilmente in questo gruppo di lavoro, chissà, magari ci sono anche gli italiani che ci lavorano su questa cosa. E comunque lei dice che sicuramente c'è modo da parte delle donne del mondo di appoggiare questa richiesta, di mandare petizioni, appunto di unirsi, di fare manifestazioni eventualmente per avere questa cosa, per quindi appoggiare le donne che hanno richiesto questo distretto di Srebrenica. E tra l'altro lei sostiene, appunto, che qualcuno dice che sarebbe un problema, ovviamente, no? Che aumenterebbe le tensioni, che aumenterebbe comunque che la Repubblica Srpska non le ammetterebbe mai. Questo della missione della Repubblica Srpska forse è vero, però comunque esiste un altro distretto in Bosnia Erzegovina, che è quello di Brčko, che lei dice e chiama un esempio positivo, e che va bene a tutte e tre le nazionalità presenti in Bosnia, il distretto di Brčko. Perciò vi è un esempio positivo di un caso del genere, e lei dice che comunque l'aumento delle tensioni, che la Repubblica Srpska sostiene che ci sarebbe soltanto un aumento delle tensioni, che non è vero, che comunque è una propaganda politica. Salve. Innanzitutto io ringrazio moltissimo le donne di Srebrenica che sono qua. Io credo che di avere grandissimo rispetto per loro. Sono stata a Tuzla, sono stata a Srebrenica,
e devo dire che sono degli incontri che cambiano la vita delle persone che appunto hanno questa occasione, questa grande opportunità di relazione, appunto di comunanza nel dolore e comunanza anche nella parola. Devo dire che personalmente, oltre che appunto essere persona di legge, donna di legge perché faccio l'avvocato, ho comunque una relazione, perché questo è stato il contenuto sempre della mia relazione con i miei rappresentati nella mia personale professione, ma anche in questo caso nell'ascolto delle vittime. E in questo ascolto nelle vittime ho avuto due sensazioni sulla quale mi piacerebbe parlare con voi. L'identificazione di cos'è un crimine di guerra, perché quando io sono stata in Bosnia ho visto due cose che possono avere delle identificazioni molto diverse. La bomba nel centro di Tuzla, che è stata una bomba pochi giorni prima della fine della guerra, che è stata buttata, diciamo, l'ultimo giorno di scuola nella città di Tuzla, e ha fatto una serie di morti, quasi tutti i ragazzi, perché in Bosnia l'ultimo giorno di scuola festeggiano nelle piazze, diciamo appunto, l'evento della fine della scuola. E qualche giorno dopo sono stata a Srebrenica e ho visto appunto il memoriale. Credo che proprio per le ragioni che ci raccontava prima, il crimine di Tuzla non sarà mai processato in un tribunale speciale, mentre speriamo che prima o poi Srebrenica conosca quantomeno una sentenza penale, e poi anche, ma sarebbe lungo, la sentenza riparatoria di transizione che dicevamo prima. Per cui credo che questo sia un punto importante, perché la guerra, non c'è mai una guerra giusta, e purtroppo i tribunali speciali contro i crimini di guerra sottintendono che una guerra possa essere giusta e che non possa essere appunto oggetto di un processo né delle persone né tantomeno delle nazioni, ma soprattutto dei popoli. Altra osservazione che volevo fare: quando sono stata in Bosnia ho conosciuto la paura però delle persone di ritornare a Srebrenica, perché, e di questa mi piacerebbe parlare, cioè della paura delle donne a tornare in quei luoghi, che non è solo una paura di diciamo del ricordo, della memoria di quegli orrendi giorni. Non è stato solo l'11 luglio, sono stati vari giorni in cui le famiglie venivano caricate nei pullman e portati nella fabbrica alle porte di Srebrenica, e l'11 luglio è stato credo il giorno più drammatico e emblematico. Però la violenza sotto gli occhi delle forze internazionali olandesi e altre, che avevano abbandonato i luoghi pochi giorni prima, poche ore prima, con le note vicende che tutti conosciamo, a proposito di responsabilità di tipo diverso e di valenza diversa, dicevo appunto, io, a me piacerebbe, capisco che è una domanda molto difficile, per cui se non mi si vuole rispondere, io ascolterò. E il silenzio, e anche quello ha una sua importanza, però mi piacerebbe parlare della paura a tornare nei luoghi. Ricordo solo, a proposito degli incontri, che Irfanka, che è una donna molto nota alle donne bolognesi, è la donna che è venuta in occasione del decennale, ospite appunto del Comune di Bologna, Irfanka, che è appunto rappresentante di Tuzlaska Mika a Tuzla, ci disse una cosa che per me è molto inquietante. All'università, alla facoltà di giurisprudenza di Serbia, di Belgrado, l'11 luglio non è considerato un giorno di un eccidio, ma ci sono stati volantini e anche dei seminari nella quale è stato il giorno della liberazione di Srebrenica dai musulmani. E questo per cui sta passando nel paese serbo che la pulizia etnica come un successo del nazionalismo di Milosevic, e questo credo sia una cosa drammatica sulla quale bisognerà assolutamente aprire un dibattito, perché 8.000 morti quelli indicati, 10.000 quelli dispersi,
800 quelli che l'11 luglio comunque verranno di nuovo inumati in questo luogo, che è un luogo terribile, che credo inviterei a visitare non tanto per un gusto quasi macabro, ma perché è un percorso dentro di noi e dentro a quello che non possiamo ammettere mai come femministe, penso, e che possa mai pensare che la risoluzione di qualsiasi conflitto possa passare da un'aggressione all'altro. Grazie. Vorrei soltanto aggiungere e ringraziare l'avvocatessa che è stata qui, che ha detto cose molto giuste, molto vere. La ringrazio per tutto quello che ha detto e perché è stata strabrenata, sono molto contenta e perché ha sottolineato delle cose molto importanti. Još bih zamola ako je u mogućnosti da ispita samo da li je neki advokat ili sudija učestvovao sad u donošenju ove odluke što je Bosna i Hercegovina podnijela protiv Srbije i Crne Gore. Da li je neki advokat ili sudija jeste bio prisutan u tom timu? E poi se può vedere, insomma, se può ricercare se in questa ultima sentenza, che c'è stata il 26 febbraio, era coinvolto qualche avvocato italiano oppure qualche giudice italiano, se insomma ha avuto che... E qual era il suo voto, insomma, il suo apporto alla sentenza, positivo o negativo? Allora, penso che terminiamo questa prima parte della nostra iniziativa. Vorrei ricordare una cosa che è successa due giorni fa. Le donne di Srebrenica, le madri di Srebrenica sono andate all'AIA e hanno dichiarato la volontà di denunciare l'ONU e lo Stato olandese. Voi sapete le responsabilità dell'Olanda rispetto ai soldati olandesi, il generale olandese dell'ONU, che erano lì come presenza ONU e che hanno lasciato che il genocidio di Srebrenica avesse luogo. Questo non è stato sufficiente, c'è stato anche uno scambio di complimenti da parte di questo generale nei confronti di tra questo generale e Mladic si è complimentati per la capacità di organizzazione che appunto i serbo-bosniaci hanno dimostrato nella gestione di questo genocidio. Questa grande responsabilità non va sottaciuta. È vero che sono passati 12 anni, è vero, cioè noi non possiamo continuare a lasciare solo alle donne di Srebrenica di tenere in piedi, dalle donne di Srebrenica e la società civile anche serba, tenere in piedi questa grossissima cosa che è la necessità proprio di denunciare l'azione dell'ONU in quel caso, in quel luogo, oltre che chiedere verità e giustizia per il genocidio. Non possiamo lasciare che questo sia, quindi io credo che sia necessario attivare anche un sostegno della società civile italiana, della società civile europea rispetto a questa denuncia che le madri di Srebrenica intendono portare avanti. Quindi sostenere le madri di Srebrenica e le donne di Srebrenica in generale a Srebrenica, perché possano avere un luogo a Srebrenica e non solo a Tuzla, per poter stare insieme, per solidarizzare, per esercitare la sorellanza, per poter avere la possibilità di pensare a costruire un futuro, dare un senso alla propria vita. Questa è la cosa fondamentale, dare un senso di nuovo alla propria vita. Ci sono tante donne anziane che vivono da sole a Srebrenica e sono tornate, hanno la pensione, sì, hanno la pensione. No, non
la maggioranza ce l'ha, diceva Nura, ma a parte che sono delle pensioni insomma, ridicole, ma no, perché tanti occidentali dicono, ma loro cosa vogliono? Bisogna dedicarsi ai giovani che devono andare a scuola, che devono... Invece queste donne anziane hanno la pensione. No, dico che una parte di loro hanno la pensione, ma sono pensioni veramente bassissime, quindi con le quali non si riesce a vivere. Ma non è tanto quello. Quello che loro desiderano è avere un luogo dove potersi riunire, avere un luogo dove poter essere attiviste, ma nello stesso tempo trovarsi insieme per ridare un senso alla propria vita. Questa è la cosa fondamentale. Sono donne sole che hanno perduto tutto, però vogliono ancora continuare a vivere, non vogliono essere viste solo come vittime, ma vogliono essere viste come soggetti della propria vita. Ma senza nulla non si riesce a far sì che questo loro dolore, che questo loro lutto si possa trasformare in qualcosa di positivo, che serva anche a costruire la società, a ricostruire la società del futuro. Ecco, io credo che noi donne in nero abbiamo imparato moltissimo dalle donne in nero di Belgrado, sia per quanto riguarda l'analisi dei conflitti, sia del militarismo, sia di come le donne possono attrezzarsi in un luogo come quello dove loro hanno vissuto per opporsi alla guerra e al militarismo e ai massacri. Un ringraziamento va anche per proprio questa iniziativa importante che loro hanno fatto e fanno, continuano a fare nei confronti di chi ha subito questo genocidio e massacri vari, insomma nei confronti delle vittime, che però non voglio chiamar così perché loro, come dire, sono vittime ma nello stesso tempo vogliono essere soggetti, quindi va sempre pensato su due piani, cioè aiutare a ricostruire il senso della vita di queste donne. Io vorrei chiedere a voi due cose, cioè tante cose, ma cose che possiamo fare insieme, vedere questa, rispettando, atteggendoci alla risoluzione 1325-5, noi vediamo questa... appoggiamo lo stato speciale di Srebrenica, sì, da Belgrado, e poi vuoi fare le pressioni, perché credo sia meglio 1325, è ben nota negli ambiti istituzionali, questo sì, grazie, buonissima la tua proposta, e poi la nostra rete, altre. Ma c'è un'altra cosa molto brevemente, sapete, noi da Belgrado di Serbia possiamo andare come andiamo, tutta la rete nostra va in Bosnia, nei luoghi di crimini commessi nel nome nostro, ma una cosa drammatica è che la gente della Repubblica Srpska mai vanno, mai visitano, cioè. Voi sapete che nel nome ci sono concetti di multiculturalismo molto, cioè, totalitario, imposto, eccetera, eccetera, io non voglio, io in certi concetti di cooperazione internazionale sulla base di multietnicità imposta, credo che sia qualsiasi tipo di contributo alla pace, cioè sarebbe bene incoraggiare la gente della Repubblica Srpska, credo che sia più utile che lo fate voi che noi, perché è un mondo, noi abbiamo le nostre condizioni politiche, cioè incoraggiare questa gente, non condizionare, ma incoraggiare, chiedere alle persone con cui lavorate della Repubblica Srpska e delle associazioni cosa avete fatto per commemorare i genocidi di Srebrenica, eccetera, eccetera. Per noi forse credo che sarebbe un contributo alla pace molto grande, perché io sono adesso 10 giorni, nel mese di maggio abbiamo visitato come rete 2 posti di crimini di guerra, posti di Visegrad e Tuzla, pieno di gente nella pista di Belgrado, nessuna, sia in un posto sia a Visegrad, nessuna persona dell'associazione venuta alla commemorazione. Per esempio, io non voglio denunciare, ma è una cosa molto drammatica cosa succede, cioè ci sono migliaia di enti di cooperazione che fanno, cioè credo che dobbiamo essere anche critici con questo tipo di cose. Per esempio, donne in Belgrado, cioè noi di Serbia,
deciso, solo c'è un argomento che possiamo discutere con l'associazione di Repubblica Srpska, crimini di guerra dal punto di vista di genere, cioè quello che parla, cioè non c'è altro. E quando ci invitano insieme con le donne di stare, io, c'è un argomento, quando sia chiarito tra di noi questo allora.